Formazione manageriale per i dirigenti del Comune di Napoli. Al Maschio Angioino è stato presentato oggi il progetto formativo che sarà realizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione in collaborazione col Dipartimento della Funzione Pubblica e il Comune stesso. Le aspettative sono altissime perché è dai dirigenti che deve partire un po' il processo di ammodernamento e di innovazione della pubblica amministrazione. E quindi abbiamo lavorato con grande intensità con il Comune di Napoli, con il nostro Formez, con la Scuola Nazionale di Amministrazione per cercare di costruire un percorso che dia ai nostri dirigenti l'opportunità di comprendere, di avere consapevolezza del loro ruolo fondamentale nella gestione delle persone della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è un motore essenziale per il funzionamento dello Stato, in questo caso di una città straordinaria e complessa come Napoli, e quindi oggi celebriamo un momento importante. Il progetto punta alla costruzione del ruolo di manager pubblico, lavorando sullo spirito di gruppo e sulle relazioni, anche per sviluppare le competenze che guidano le decisioni e le scelte in un'organizzazione complessa. Serve la competenza tecnica, sicuramente la sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci impone la necessità di disporre di tutte quelle competenze che servono per realizzare entro 2026 i progetti importanti. Servono anche le competenze soft, quindi quella capacità di gestire una macchina complessa come quella della pubblica amministrazione, dove come in ogni organizzazione la motivazione delle persone è fondamentale per farla funzionare. È la prima selezione che facciamo per un comune e l'abbiamo voluta fare proprio simbolicamente a Napoli, un luogo nel quale sembrava più necessario colmare dei vuoti e scegliere delle nuove competenze. La selezione e il corso che segue la selezione, perché selezionare non basta, è importante, bisogna selezionare per competenze oltre che per conoscenze. I pappagalli che ripetono a memoria le cose non servono nella pubblica amministrazione, servono persone che abbiano dei modelli comportamentali molto efficaci e molto innovativi e poi che apprendano questi modelli con sistemi comparativi molto importanti. Oggi la vera sfida è avere una pubblica amministrazione fatta di persone competenti e ben formate che debbono affrontare la complessità dei problemi del momento, le nuove la nuova transizione digitale, i problemi dei fondi europei, del PNRR. Quindi solamente con persone capaci, una formazione adeguata, noi riusciremo a dare delle risposte ai tanti problemi della città, dei cittadini, alle tante infrastrutture che dobbiamo realizzare. Insomma, è un impegno forte che però ritengo vada proprio nella direzione giusta, è quello che io pensavo che si dovesse fare come priorità insieme al risanamento economico del comune, e finalmente l'abbiamo realizzato praticamente. Oggi con la SNA e la funzione pubblica iniziamo il primo percorso di formazione per i dirigenti del comune. In realtà inizieremo nei prossimi giorni anche un corso di formazione, una serie di attività di formazione per i funzionari del comune, e fanno parte, diciamo, entrambe le attività formative di questo progetto che noi abbiamo di forte investimento sulle competenze e sul capitale umano, sia su quello che già lavorava al comune e sia sui nuovi ingressi. Abbiamo assunto circa 1000 persone per il comparto, 55 dirigenti. Ma questo non basta, bisogna investire molto sul capitale umano, e quindi con questa partnership importante, perché per la prima volta la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione fa un corso rivolto ai comuni, inizia da Napoli, e insieme alla Funzione Pubblica, al Ministero della Funzione Pubblica, facciamo questa attività che vede Napoli per la prima volta guida di un processo di formazione e di investimento sulla capacità amministrativa, che è secondo noi l'aspetto più importante che per il comune in questa fase, con tutte le sfide che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ci aspettano. Hanno bisogno di persone e noi abbiamo una struttura importante, quindi la formazione è sicuramente un tassello della strategia che stiamo mettendo in campo. No, siamo molto contenti perché stiamo formando i nostri dirigenti, ma anche i nostri funzionari, ad un'amministrazione nuova, capace di essere di qualità e di rispondere anche alle sfide più innovative, con grande impegno ma anche con grande dignità di funzionari pubblici.